Buonasera, bentrovati a Canale 10 Sport. La notte di Fiorentina-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Si parte dall'1-0 di San Siro. La Fiorentina dunque servono due gol per volare in finale il prossimo 5 maggio a Roma. Sarà la notte anche di Stefano Borgonovo, ospite d'onore all'Artemio Franchi, seguirà la partita dalla curva Fiesole. Prima del fischio iniziale sarà premiato anche con il Fiorino d'Oro, massima onorificenza fiorentina. Dunque Stefano Borgonovo diventerà cittadino onorario di Firenze. Colleghiamoci subito con il Franchi, dove c'è per noi Leonardo Petri. Buonasera Leonardo, con le ultimissime. Sì, buonasera a te. Qui l'atmosfera si sta pian piano surriscaldando, il Franchi si sta gremendo, tifosi stanno continuando ad arrivare. Anche stasera ci sarà uno splendido spettacolo di pubblico per una partita in cui la Fiorentina si gioca davvero una fetta importantissima della propria stagione, deve compiere un'impresa, cioè segnare due gol senza subirne all'Inter. Le due squadre sono arrivate allo stadio da 15-20 minuti, praticamente contemporaneamente, prima il pullman della Fiorentina, poi quello dell'Inter, con i giocatori che uno a uno ci sono sfilati davanti, molto sereni, devo dire, i giocatori della Fiorentina. Almeno apparentemente più tesi, meno sorridenti quelli dell'Inter. Per quanto riguarda le formazioni, al momento non c'è ancora l'ufficialità, ma crediamo di poter dire che Prandelli ha recuperato, o comunque rischierà tutti i giocatori in dubbio, cioè sia Zanetti che Marchionni che Vargas, e quindi almeno sulla carta dovrebbe essere la miglior Fiorentina. Più dubbi da questo punto di vista sulla formazione e il modulo che sceglierà José Mourinho. Per quanto riguarda Borgonovo, sì, sarà la sua serata emozionante, probabilmente l'immediato prepartita con Stefano Borgonovo che sarà in campo per ricevere il Fiorino d'Oro, dopodiché sarà accompagnato fuori dal campo in un percorso che lo porterà sulla piattaforma allestita per lui nel parterre di Curva Fiesole. Da lì assisterà a tutta la partita insieme ai tifosi della Fiorentina, una cosa fortemente voluta da Stefano Borgonovo che stasera si è realizzata grazie al contributo soprattutto proprio dei tifosi che saranno con lui. Vedremo poi se davvero Borgonovo riuscirà, proverà ad alzarsi come Conte ha detto di voler fare. In ogni caso riceverà dalle mani del sindaco di Firenze Matteo Renzi la massima onorificenza della città, e questo sicuramente per lui sarà un grandissimo onore. Per quanto riguarda la partita, poi la Fiorentina dovrà giocarsela senza sperare naturalmente in alcun regalo da parte dell'Inter. Vedremo se ci saranno anche le tossine, qualche scoria rispetto alla gara di campionato. Di sicuro, dal punto di vista tattico, sarà una partita completamente diversa. Per quanto riguarda Stefano Borgonovo, oggi è arrivata una bellissima lettera aperta firmata Manuel Rui Costa attraverso il sito ufficiale della Fiorentina. Il direttore sportivo del Benfica non potrà essere oggi al Franchi, nonostante l'invito della Fiorentina e dei Della Valle, perché è impegnato nel derby contro lo Sporting Lisbona, una partita fondamentale per il suo Benfica per lo scudetto. Bella la lettera però, dove si abbraccia appunto Stefano Borgonovo, promettendogli che prima o dopo riuscirà Rui Costa ad andare a trovarlo. Adesso vediamo l'intervista, le parole di ieri di Cesare Prandelli, che ha predetto una sfida che terminerà ai calci di rigore. L'Inter sarà una squadra attrezzata per cercare di passare il turno. Io mi preoccupo per quello che sarà la mia Fiorentina. La Fiorentina deve essere, come ci siamo detti l'altra sera, deve essere una squadra consapevole delle difficoltà, ma al tempo stesso convinta di poter centrare un'impresa. E quello che non dobbiamo commettere è sicuramente il cercare di rischiare il tutto per tutto, pensando che su situazioni di ripartenza loro sono veramente straordinari. Non sto pensando a sorprendere, sto pensando a poter recuperare tutti i giocatori. E nel momento che ho la certezza che questi giocatori hanno recuperato il 100%, ovviamente mi riferisco a Marchionni, a Vargas e a Zanetti, io li metto in campo. Poi come li metto in campo sicuramente non lo dico oggi, ma mi auguro oggi di poter avere queste risposte. Quindi può essere una sorpresa per me oggi avere la disponibilità di questi giocatori. Se abbiamo Vargas che sta bene al 100%, preferisco magari dietro Vargas mettere Filipe. Se noi ritroviamo questa alchimia magica, chiamiamola così, dove la gente
è dentro il campo, non so come dire, noi sicuramente abbiamo messo del nostro perché abbiamo trasmesso qualcosa di importante, però se riusciamo a creare questo clima io penso che possa essere una partita straordinaria, spettacolare, al di là del risultato. Mi auguro di arrivare ai rigori domani sera. Per quanto riguarda invece Stefano, è sempre comunque una gioia e un piacere poter, non dico far qualcosa per lui, perché lui ha uno spirito straordinario, noi siamo andati a trovarlo, veramente trasmette gioia, trasmette entusiasmo, trasmette veramente qualcosa di magico, e quindi rivederlo e riabbracciarlo allo stadio per me, ma soprattutto per tutti noi, sarà un momento di grande commozione. Allora, mentre in grafica possiamo riepilogare la formazione viola con Vargas e Marchionni titolari sulle fasce, Jovetic e Gilardino davanti e Zanetti di nuovo a prendersi le redini del centrocampo insieme a Montolivo, torniamo da Leonardo Petri per l'ultimo collegamento dal Franchi. Sì, stiamo aspettando che le squadre scendano in campo, manca meno di un'ora all'inizio di questa partita per effettuare le operazioni di riscaldamento, al momento ancora non ci sono, quindi non possiamo neanche visivamente poter dire se effettivamente queste sono le scelte di Prandelli, dovrebbero comunque essere queste in attesa di quella che sarà l'ufficialità. Per quanto riguarda l'Inter, il dubbio è per quanto riguarda il portiere, perché potrebbe davvero giocare Orlandoni anziché Julio Cesar, staremo a vedere nel momento in cui le squadre scenderanno in campo, sicuramente ne daremo conto poi ampiamente nel dopo partita, dove parleremo del match e sentiremo i protagonisti in diretta naturalmente. Grazie Leonardo, appuntamento a dopo, perché come ricordavi tu stasera è una grande serata anche per Canale 10, a partire dalle 23 il nostro speciale fischio finale condotto da Lorenzo Marucci con Petri in collegamento video, vedremo anche le interviste con Cesare Prandelli e tutti i protagonisti. State con noi, una buona serata con Canale 10, a dopo, arrivederci.